Christian Gori, biologo e naturalista, ci ha sorpresi nuovamente con il ritrovamento di una rarissima testuggine che pochi giorni fa ha avvistato nel canale Albani, esattamente sotto il ponte di Via Roma, un rettile in via d'estinzione, eppure non è l'unico a Fano. Christian ci racconta la particolarità del fatto che siano arrivati animali così rari in un posto così frequentato. Dopo aver trovato la particolare tartaruga, il giovane l'ha recuperata, messa al sicuro in un luogo protetto insieme alle altre e ci ha raccontato un progetto che riguarda proprio questi esemplari. Ha trovato una testuggine rarissima nel canale Albani. Qual è il punto preciso dove l'ha trovata? Sì, era sotto il ponte di Via Roma del canale Albani e appunto è una testuggine che sta sparendo in Italia e anche in Europa. Si chiama Emys orbicularis, il nome scientifico, o testuggine palustre europea, e in tutta Italia sta diminuendo. Quindi il fatto di trovare questa testuggine in un posto così antropizzato, così centrale per Fano, è un fatto incredibile, interessante. E lei l'ha trovata in quel punto, ricordiamo, perché stava lavorando, ecco perché era lì. Come ha fatto a prenderla? Allora, stava in questa pozza stagnante sotto il ponte, era giorno, era circa mezzogiorno, e è stato abbastanza facile prenderla, stava lì nella sponda della pozza, e una volta presa l'ho riconosciuta. Siamo abituati a vedere le testuggini americane, oppure quelle cinesi, quelle con le guance rosse e guance gialle, invece questa qua è proprio quella nostrana, che è strana perché raramente si viene vista questo animale, è verde nel capo, nelle zampe, con dei puntini gialli, e quindi si riconosce molto facilmente rispetto alle altre che sono esotiche. L'ha portata? Siccome il canale Albani non è un posto ideale per questo animale, l'ho spostata in un'altra zona in cui ci sono già, perché in tutte le Marche è un animale abbastanza raro, ma per fortuna c'è anche a Fano, quindi l'ho portata con altre testuggini che stanno anche a Fano. E sono protette? Sono molto protette, esatto. Infatti, l'Italia e la Slovenia hanno aderito a un progetto che si chiama Life Urca Pro Emis, proprio lo scopo di migliorare la qualità della vita di questo animale, aumentare gli habitat, aumentare le condizioni in cui può stare e ridurre appunto i fattori di rischio che per questo animale, che sono per esempio la presenza della testuggine palustre americana, il fatto di avere sempre meno abitat a disposizione, le malattie che si possono trasmettere. Quindi diminuire questi fattori, aumentare invece quelli favorevoli, aiuta questo animale a essere più presente. E visto che avete trovato questa appunto testuggine a Fano, queste testuggini a Fano sono presenti, avete aderito a questo progetto? Sì, assolutamente. Appena ce l'hanno chiesto, abbiamo aderito e quindi abbiamo anche a Fano lo scopo e l'obiettivo di migliorare la qualità di questo animale. Quindi spieghiamo bene ai telespettatori come funziona questo progetto e qual è il vostro ruolo avendo appunto aderito. Allora, a Fano ci sono due zone, due siti in cui ci sono presenti e sono Lago Vicini e Stagni Urbani. In questi siti noi abbiamo lo scopo di prendere i riproduttori, isolarli e cercare di farli accoppiare, incubare le uova, e i piccoli nati rimangono in allevamento per qualche anno al fine di poterli immettere in natura quando sono un pochino più grandi, perché da piccoli sono una facile preda di chiunque praticamente, ma tenuti in cattività per qualche anno, hanno modo di crescere, di aumentare dimensioni e quindi poi di essere più resistenti alle predazioni. Se vi capita di trovare una testuggine a Fano in zona e non sapete come fare, contattateci, vi diremo poi in base al tipo di specie cosa fare. Si può inviare al 328-616-3202, anche con un WhatsApp, un'immagine in cui ce la mandate e vi diciamo che animale è e quindi come comportarvi di conseguenza. Anche perché è importante dire che non è che se uno trova una tartaruga se la può portare a casa. Esatto, è illegale. Va assolutamente segnalata.